Stiamo destinando un'area alla TAF la TAF sarà il tiro del tiro lagune, un'area dietro i corpi di un viaggio sportivo di via Quaresmes a San Marco, dietro le Casinate, per l'allenamento di questi ragazzi. Stiamo facendo anche ci stiamo anche cercando di sistemare un attimo il discorso del ciclismo della lagunare, perché sono successi dei casini in pratica e stiamo sistemando che questa zona qua. Parte mi fermerei qua. Allora, un'altra cosa. Palestre, per quanto riguarda la palestra, la palestra Totti, cerchiamo bene di installare una grande gara del centro pubblico. Grazie, signor Pinaro. Fate spuntino. Consiglio ha fatto lo spunto. Bene, passiamo la parola adesso al sindaco. Grazie. Sì, allora i miei referati attengono all'urbanistica, all'edilizia privata, alla polizia locale, alla sicurezza, gli affari generali, legale, personale e la questione cimiteriale. Per quanto riguarda piani urbanistici e l'edilizia privata, credo che questo consiglio sia stato anche informato dell'evoluzione delle questioni relative al piano urbanistico e alle norme per il governo del territorio, dettato dalla legge 11 della Regione Veneto. Pertanto siamo in una fase diciamo, avanzata se vediamo rispetto all'iter diciamo, di altri comuni del Basso Piave. E oggi, ad oggi, è pubblicata sul sito del Comune appunto l'istanza per poter accedere o richiedere di essere inserito nel primo piano di interventi del PAT proprio per quella politica che ci eravamo dati già dalla precedente amministrazione con l'allora assessore Sacilotto, prevalentemente sull'indicazione di dare una risposta a quei cittadini che chiedevano degli interventi anche modesti. Di consolidamento, ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione lungo queste strade comunali come zone di completamento. Un iter che oggi porta appunto al compimento di questo risultato e con il mese di luglio chiuderemo appunto questo bando aperto appunto a chi finora non ha già prodotto osservazioni o istanze in questo senso per poter accedere o entrare a far parte di quei contribuenti che oggi vogliono appunto costruire o insediare nel territorio comunale appunto una costruzione. Abbiamo dato un tempo massimo di 2 anni per poter iniziare i lavori, questo per non entrare nelle questioni poi speculative di qualcuno che magari potrebbe chiedere o avere un terreno, quindi una volumetria, una quadratura e poi non in tempi brevi non realizza il proprio intervento, anche se dobbiamo dire per contro che non sono certo questi i tempi migliori per avere un terreno edificabile e quindi un valore edificabile, una quadratura sul terreno, visto che poi la posizione IMU non è così leggera per quanto riguarda le seconde case o le aree edificabili, per cui crediamo che chi presenta l'istanza sia effettivamente un contribuente di Musile che intende appunto costruire ed edificare su questo appezzamento. Per cui è un iter in uno stato avanzato, su questo ringrazio ovviamente la parte tecnica, dirigente, dottor Bergamo, per aver portato avanti in modo così capillare ma anche costruttivo assieme ai tecnici incaricati quelle che sono le orme e il tracciato dato in questi anni dalla precedente amministrazione e adesso da questa appunto per quanto riguarda la prima linea del PAT del piano interventi, poi ovviamente vi saranno delle altre iniziative più strutturali, più consolidate sulle quali avremo modo di confrontarci nei prossimi consigli comunali, nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il valore messo a bilancio diciamo, degli oneri di urbanizzazione di
questo bilancio siamo rimasti su un importo di via cautelativa abbastanza modesto di 150.000 euro. Dobbiamo ricordare, lo sanno bene i consiglieri comunali, questo consiglio, ma anche chi ci sta ascoltando, che i tempi non sono proprio al massimo per quanto riguarda l'investimento immobiliare, per quanto riguarda questo tipo di iniziative e sborsi. Pertanto le entrate per quanto riguarda gli oneri sono state ridimensionate e portate a una cifra che presumibilmente si intende introitare durante l'anno 2013, 150.000 euro. A questo va dato anche atto che nel bilancio, anche con la possibilità di impegnare fino a un massimo, quindi ritornando alla vecchia norma, il 75% di queste somme per quanto riguarda la spesa corrente, non si è voluto applicare questo tipo di posta a bilancio, proprio perché in via cautelativa cerchiamo prima di incassare i soldi e poi totalmente in conto investimenti impegnare le somme, anche se appunto la norma si darebbe la possibilità di devolverlo proprio per le situazioni di difficoltà nelle quali i comuni oggi si muovono, di impegnare anche una parte di questa somma a spesa. Per quanto riguarda la polizia locale e per quanto riguarda la sicurezza, vi è stata, e avete visto, avete avuto agli atti, tutta una serie di documenti redatti dalla comandante della polizia locale, dove ci sono le molteplici funzioni che oggi sono chiamati ad espletare appunto gli agenti di polizia locale. E quindi tutta la normativa che non è solo quella di deterrenza o di controllo sulle strade, e quindi la questione del codice della strada, ma è anche quella di politica poi di politiche diciamo ambientali, di altri impegni sui quali appunto sono investiti quotidianamente i nostri agenti. Pertanto di fatto il nostro comando, che è composto da sei agenti, ha delle difficoltà nel dover comunque ottemperare tutte quelle esigenze che i cittadini vorrebbero vedere sotto gli occhi, ossia di essere costantemente sulla strada. Per questo abbiamo dato e stiamo continuando a dare in questa linea politica un soggetto e quindi una persona da adibire alle questioni amministrative per snellire e liberare quelle risorse umane attraverso appunto una figura amministrativa e lasciar loro il compito prevalentemente di agente di polizia locale, quindi prevalentemente di agire sul territorio. Su questo vi sono, ovviamente le conosciamo, molte convenzioni in essere, molte questioni aperte con i comuni limitrofi per quanto riguarda l'unione di servizi e convenzioni aperte da Jesolo a San Donà, Fossalta e Noventa, questioni appunto che attengono alle funzioni appunto di sicurezza e anche di ottimizzazione ovviamente dei servizi attraverso diciamo unione di software, di verbali, di diciamo notifica degli stessi verbali eccetera, per ottimizzare e quindi per ridurre quelle che sono le spese all'interno di questa funzione. Rispetto a questo tipo di questioni vi è anche, ed è nato da poco, da qualche mese, un importante rapporto con gli imprenditori per Mosile per quanto riguarda il progetto sicurezza, un progetto sicurezza che ha visto attraverso appunto gli imprenditori per Mosile un'importante iniziativa per ottimizzare sempre quella politica di vigilanza sul territorio portata avanti e diciamola anche come motivo innovativo nella precedente amministrazione già dal 2008, che era quella della vigilanza notturna del territorio comunale da mezzanotte alle 5. Questo importante diciamo, strumento, che per Mosile è stato sicuramente innovativo, ma credo anche per l'intera nostra zona, nei comuni limitrofi sicuramente, oggi ha trovato uno sponsor, un appoggio importante, che è quello dell'associazione imprenditori, che nella logica di unire le forze per ottimizzare quelli che sono poi i risultati, ha cercato e trovato un'ottima sponda e sinergia anche delle amministrazioni comunali che su questo aveva già investito. Pertanto stiamo lavorando e oggi stanno raccogliendo gli imprenditori tutta una serie di questioni aperte nell'illustrazione di quel progetto, che vedeva coinvolti non solo gli imprenditori ma anche tutti gli artigiani e i commercianti del capoluogo delle frazioni, e anche non solo, anche quei cittadini che oggi comunque hanno un contratto in essere con istituti di vigilanza sul territorio semplicemente per vigilare la propria casa, per avere sicuramente un'attenzione maggiore. Anche questi sono interessati a questo progetto, perché riteniamo che se i soggetti interessati saranno molti, la, cap-
capillarità del controllo sarà importante e pertanto avremo maggiori auto, maggiori forze e risorse umane sul territorio per tutelare quella questione di sicurezza che è tanto importante per i nostri cittadini durante soprattutto le ore notturne. Quindi su questa questione stanno lavorando anche gli agenti proprio per cercare la sinergia con gli imprenditori. Dall'altra parte sta andando avanti anche la questione regionale della famosa zonizzazione della polizia locale che, come sappiamo, è utile ricordarlo, ha trovato sempre molte difficoltà attraverso i comuni previsti appunto dalla zonizzazione stessa della Regione Veneto, prima per una questione di leadership territoriale, poi per una questione di funzioni, poi per una questione di convenzioni già in essere, soprattutto parlo per comuni che sono vicini per esempio al Trevigiano, quindi mi riferisco in particolar modo a Fossalta di Piave o a Meoro o anche a Torre di Mosto vicino a Cessalto, e quindi di fatto una grande zonizzazione prevista oggi è ridotta a 4 comuni e vedremo se con la nuova amministrazione, soprattutto di San Donà, dove il problema è del comune capofila, con il neo, credo, la vice sindaco Oliviero Leo, non so se queste questioni andranno avanti, visto che erano oggetto di beghe prima con l'allora assessore Schimona, credo che non cambi molto la questione, ma ci atteniamo a prossimi sviluppi, a prossime riunioni alle quali il comune capofila ci inviterà appunto per determinare i passi futuri. Per quanto riguarda la questione legale, ricordo che abbiamo aperte 17 pratiche, in particolar modo questioni più importanti sono quelle legate alla formatura piavense, questione annosa che si porta avanti da diverso tempo, e le questioni degli allevamenti di Giorda, che questa è una situazione che penso che il Consiglio Comunale sia edotto e conosca particolarmente bene. Vi sono, è in piedi, non lo dico e incrocio le dita, una transazione con la questione di Giorda, anche se sappiamo che la questione è molto difficile e delicata, però diciamo che siamo in fase di trattativa per cercare di dimere e chiudere questa questione, queste vertenze che portano l'amministrazione anche a un dispendio enorme di energie dal punto di vista delle risorse umane per appunto lavorare a questioni che potrebbero sicuramente essere chiuse e dedicarsi a questioni di primaria importanza. Pertanto spero di poter riuscire a portare in Consiglio Comunale una transazione che veda appunto una pietra sopra a questioni che appunto attengono l'amministrazione ormai da troppo tempo. E una delle questioni appunto legate, e questo lo dico anche come questione contingente, è quella anche della normativa che prevede la questione delle galline ovaiole entro il 30 di giugno prossimo, con una direttiva, un ultimatum data dalla Comunità Europea per la questione degli allevamenti su gabbia. Vi sono 3 allevamenti sul territorio di Musile interessati, 2 appunto dei Bisiole, uno un allevamento Zoggia, sul quale appunto si stanno muovendo sia l'ASL che l'amministrazione che sta seguendo appunto le vicende, e crediamo e speriamo che appunto entro questa data venga risolto, almeno si adeguino a quelle che sono le situazioni previste dalla normativa. Ho sentito proprio oggi pomeriggio il dottor Viola dell'ASL proprio per questa questione, e sembra che sia rientrata un po' l'emergenza, nel senso che gli imprenditori si stanno adoperando per rimanere ed essere all'interno della norma, ma soprattutto della scadenza imposta dalla comunità e che vede appunto questo ultimato del 30 giugno prossimo. Per quanto riguarda il personale, ricordo a questo consiglio che noi abbiamo ad oggi 43 dipendenti comunali, con ovviamente le 2 quiescenze dello scorso anno, appunto del settore appunto ragioneria una e demografici l'altra, sulle quali appunto stiamo lavorando, e mi pare, non so se l'ha già detto l'assessore Susanna prima, avverranno e ci saranno nel corso del secondo semestre 2013, forse sulla relazione è scritto, nel secondo semestre 2013, le nuove 2 assunzioni, 2 unità nei prossimi appunto 6 mesi, con categoria inferiore a quelle in quiescenza, intanto si trattava di 2 B7 e qui vi sono 2 assunzioni B1. Pertanto la spesa rispetto alla questione generale diciamo del costo del personale come imposto alla normativa in riduzione anno per anno viene
di spesa attorno ai 50.000 euro, adesso non ricordo bene la specifica, per l'anno 2013 e circa 25.000 a regime dal prossimo anno, in quanto vi sono tutti 12 mesi, mentre nel 2013 sono solo 6. Pertanto su questa questione si sta e si è proceduto con la massima cautela, soprattutto per le questioni che citava l'assessore Susanna in premessa, rispetto alle possibilità di questo ente di poter far fronte alle due assunzioni in modo diretto e magari precipitoso già dalla quiescenza dello scorso anno. Pertanto oggi che i conti possono essere più certi, provvederemo nel secondo semestre di quest'anno a questa copertura. In fase di approvazione corre l'obbligo ovviamente di ringraziare anche il personale e tutto, perché in questa fase di difficoltà normativa e non solo normativa di risorsa umana, senza appunto queste persone da ormai un anno gli uffici stanno cercando e stanno portando avanti comunque un servizio per i cittadini in modo egregio, e pertanto si stanno adoperando anche oltre quelle che sono le loro funzioni per poter appunto sopperire a queste difficoltà che vi sono in termini di bilancio e che cercheremo di colmare prima possibile. Ultimo aspetto di mia competenza è quello riferito ai servizi cimiteriali. Nel corso del 2013 sarà avviato comunque l'opera di estubulazione del terzo blocco. Se vi ricordate, abbiamo iniziato dal 2010 con la questione dei 35 anni legati ai lobby e ai contratti che venivano a decadere appunto nel 2010, dopo quella delibera del 1975 che prevedeva non più un contratto perpetuo ma 35ennale. Nel 2010 abbiamo iniziato questa stimolazione dei tre blocchi, abbiamo iniziato col blocco 1, 2, quest'anno ci sarà il terzo blocco, per dar modo a questa turnazione di poter mantenere e garantire una certa disponibilità di lobby nel nostro cimitero, parlo del capoluogo ovviamente. Ovviamente la politica anche in questo senso continua come quella portata avanti negli anni precedenti e dalla precedente amministrazione nell'incentivazione, ovviamente la cremazione che arriva con contributi fino al 90%, per dar modo a questa rotazione che si diceva di non dover ampliare il sedime cimiteriale, ma di mantenere una rotazione costante con i 35 anni dei luoghi a disposizione e con l'incentivo alla cremazione attraverso un contributo, di poter ottimizzare questo tipo di servizio, pur mantenendo e riconoscendo che vi è una certa delicatezza nell'affrontare questo tipo di problema che incorre a chi perde un proprio caro, pertanto con la discrezionalità e l'apertura a mantenere quelle che sono le volontà dei familiari. Però l'amministrazione non può non agire in senso politico nel poter ottimizzare gli spazi, e per questi riconosce, per chi vuole invece una cremazione, arrivare anche a un contributo importante che prevede l'occupazione sicuramente delle nicchie e non dei loculi, quindi spazi molto, molto ridotti in questo senso. Qualche mese fa abbiamo anche in Consiglio Comunale modificato quello che era il regolamento per l'utilizzo dei loculi, aggiornando e anche recependo quella che è la normativa regionale sulla possibilità di inserire all'interno dei loculi anche le famose massimo di 3 nicchie all'interno dell'oculo, proprio per dar modo ai cari di rimanere comunque vicini anche dopo la vita terrena e anche di ottimizzare gli spazi. Io mi fermerei qui e poi sono a disposizione ovviamente per altre delucidazioni. Grazie, con il sindaco abbiamo finito il giro delle dichiarazioni degli assessori. Ora vorrei che il presidente della prima commissione, la signora Simiele, ci riporti i risultati delle commissioni relativamente ai punti 7 e 11. Grazie. Punto 7. Vengono confermate le aliquote determinate nell'anno 2012 in attesa degli sviluppi della normativa in merito. Parere favorevole viene espresso da parte di Susanna, Lagonfo e Simiele, si astengono Biancone e Cassarà. Punto 8. Il Comune ha avviato le procedure di stima degli alloggi per acquisirne l'eventuale adesione alla proposta di vendita, fermo restando che si potrà procedere solo una volta approvato il piano straordinario regionale. Con riferimento agli alloggi in aree aperte, in base alla legislazione oggi vigente, è possibile acquistare la piena proprietà del terreno di sedime di pertinenza dell'abitazione a fronte del pagamento di un corrispettivo al Comune in quanto proprietario dell'area.
Si ritiene di integrare il piano delle alienazioni con l'inserimento di alcune aree di pertinenza stradale in proprietà del comune. Parere favorevole viene espresso da parte di Susanna, D'Agolfo e Simiele, sia Stefano, Bianconi e Cassarà. Punto 9. La legge regionale numero 44 del 1987 stabilisce che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria venga destinata per interventi ad opere concernenti le chiese. La quota, pari all'8%, a seguito della richiesta pervenuta da parte della parrocchia di Croce, verrà impegnata totalmente. Parere favorevole viene espresso da parte di Susanna, D'Agolfo e Simiele, si astengono Bianconi e Cassarà. Punto 10. Considerata la difficile crisi economica, l'amministrazione ritiene di non modificare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, pari allo 0,7%, già deliberata nel 2012. Parere favorevole espresso da parte di Susanna, D'Agolfo e Simiele, si astengono Bianconi e Cassarà. Punto 11. La prima commissione esprime parere favorevole relativamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte di Susanna, D'Agolfo e Signelle. Si astengono Bianconi e Cassarà. Grazie Presidente. Presidente della seconda commissione, consigliere Piero Bon. Sì, buonasera. La seconda commissione consigliare riunitasi il giorno 12 giugno ha visto l'analisi con l'assessore Persico del quadro di sintesi finanziaria di collegamento al programma delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015. Analizzato punto per punto, la Commissione si è così espressa, voti favorevoli, Persico e Piero Bonna, voti di astensione da parte di Bianconi e Capiotto. Grazie Presidente. Relativamente al punto numero 8, verifica quantità e qualità delle aree fabbricanti da destinarsi a residenza, eccetera, è stata in data 19 giugno presentato un emendamento da parte del consigliere Erta Gombo, che invito a leggere l'emendamento presentato. Allora, con riferimento alla proposta di delibera consigliare numero 26, vista l'integrazione al piano delle alienazioni con l'inserimento di alcune aree delittuali stradali poste lungo la strada provinciale numero 50 in progressività del sottopasso ferroviario di via Argine San Marco e vista la perizia di stima degli immobili in parola redatta dal dirigente dell'area tecnica in data 20 maggio 2013 allegato sub A alla proposta di delibera, si propone di autorizzare l'alienazione di detti immobili applicando una riduzione del 10% al valore di mercato risultante dalla perizia stessa. Grazie consigliere. Abbiamo terminato le procedure preliminari dal punto 7 al punto 11, quindi si apre la discussione. Vuole prenotarsi? Bene, consigliere Biancon. Una domanda all'assessore Persico. Volevo chiedere se era stato valutato e non preso in considerazione il recupero energetico degli edifici pubblici, complessi scolastici, uffici comunali. Eventualmente si potrebbe, ovviamente rispettando tutte le procedure, si potrebbe contattare una ESCO. Spero che nella trascrizione risulti chiaro quello che lei ha appena detto. Grazie l'assessore Persico. Sì, è stato preso in considerazione, solo che contrariamente a quanto succedeva 6 o 7 anni fa, l'intervento è costoso e pertanto, fin tanto che non ci saranno interventi in favore di questo risparmio energetico che ci consentiranno di intervenire, non dico a costo zero, ma a un costo sostenibile, siamo costretti a recedere. È ovvio che, vista la legislatura attuale, qualsiasi intervento sarà orientato verso società che si rifanno o che collaborano o che sono nell'ESCO. Grazie assessore. Interventi? Sì, consigliere Capiotto. Prima dell'intervento vorrei
illustrato poc'anzi la loro relazione. E uno alla, chiedo all'assessore Susanna se mi può eventualmente dire qual è il potere di spesa che il ente comunale ha quest'anno rispetto all'anno scorso per non sforare il patto di stabilità. Mi spiego. L'anno scorso mi sembra che il comune avesse come soglia possibile spesa 700-800 mila euro nel 2012. E, volevo sapere se nel 2013, con le modifiche che erano state apportate anche al patto di stabilità, se il potere di spesa è aumentato rispetto a questa previsione. E, mentre per l'assessore Tamani chiedo se quando si è di fatto soffermato sulla parte relativa alle disabilità del, dei cittadini, se è per caso in previsione e se è possibile fare una riduzione dell'aliquota IMU per regolamento ovviamente IMU, se è stato preso in considerazione anche a, a favore dei soggetti che hanno delle disabilità in, in casa. Quindi potrebbe essere una eventuale proposta, secondo me è stata presa in considerazione, di riduzione anch'essa della spesa. So che è possibile farlo perché anche altri comuni, rispetto a quello che è diciamo, l'impianto dell'IMU della direttiva nazionale, e quindi penso che sia una proposta che possa essere presa in considerazione eventualmente con il saldo a conguaglio nel dicembre 2013. Poi una cosa chiedo all'assessore Persico, finisco il giro diciamo, delle domande poi eventualmente. Sulle piano delle opere pubbliche, come riferivamo in commissione, non c'è è svanito diciamo, il project financing dell'impianto natatorio che era previsto così a riferimento in commissione diciamo, e neanche non compare peraltro tra le opere pubbliche del 2013-2014 o più avanti. Ecco, io ricordo che circa due o tre mesi fa, forse a febbraio, nel primo consiglio, il sindaco nelle comunicazioni di inizio, diciamo, dell'apertura del consiglio, comunicava di aver prelevato a fondo di riserva un importo di 22.000 euro, se non ricordo male, che dovevano andare a finanziare quello che poteva essere la messa in moto del bando per il project finanziario. Allora, volevo capire se quell'importo di spesa, visto che da quello che si capisce il bando non è più stato realizzato, è stato comunque impegnato per una parte o non è mai stato toccato e quindi se poi ci saranno atti successivi che vabbè, vanno a stornare quell'importo che era stato inserito, penso per questo motivo. E io intanto mi fermo qui per avere le risposte appunto alle domande e poi eventualmente faccio le ulteriori considerazioni al bilancio. Grazie consigliere Cappiotto, assessore Susanna, relativamente all'impegno di spesa. Sì, allora, riguardo all'obiettivo di patto di stabilità sono 700.000 euro anche quest'anno, però c'è stata un'apertura del patto sia statale che regionale e ci sono stati assegnati circa 400.000 euro, di cui 200.000 euro, adesso vado un po' a memoria perché non mi ricordo benissimo, però 200.000 euro erano di competenza, erano spese 2012 che abbiamo pagato nel 2013 e 200.000 euro invece sono di competenza 2013, quindi diciamo che dovrebbero essere intorno a 1 milione di euro quest'anno con l'apertura del patto. Grazie assessore. L'assessore Tamai relativamente a sì. No, sì. Allora questa proposta mi sembra interessante, non l'ho affrontata e l'ho trovata. Sono attenti che cercherò di capire se si può fare per il 2013 cosa possiamo fare. Grazie. Assessore Persico relativamente al progetto Finanzi Piscina. Sì, per quanto riguarda il progetto Finanzi della Piscina non si trova traccia nel piano triennale delle opere, con il fatto che
In seguito a quel bando per la manifestazione di interesse erano pervenute due disponibilità di interesse. In quel momento, preso atto che vi era un interesse, l'amministrazione comunale, come bene ricorda, aveva fatto quel prelievo per dare un incarico che doveva valutare la fattibilità e le modalità per quanto riguarda il rapporto pubblico-privato. Da quel momento sono intervenuti degli incontri con i responsabili, cioè con le ditte che avevano dato la loro disponibilità, i quali all'inizio hanno cominciato a tentennare e poi successivamente in questi giorni hanno fatto pervenire la loro rinuncia all'interesse. Pertanto non trova menzione della vicina perché non essendoci interesse abbiamo preso atto di questo. Per quanto riguarda quei 22.000 euro, nessun soldo è stato impegnato proprio perché nel momento in cui abbiamo visto che non c'era più la decisione ferma di andare avanti, abbiamo anche noi preso tempo con la ditta che avevamo individuato, pertanto non c'è nessuna spesa in merito. Consigliere Capiotto? O farla dopo? Farla dopo, ok. Prego, consigliere Cassarà. Sì, grazie. Io vorrei dibattere un attimo quello che è il punto 10 sulla addizionale del RILEP. Ecco, la mia proposta, perché non l'ho trovata scritta sulla delibera, sarebbe quella di esentare tutti quanti i contribuenti, fino a 10.000 o 15.000 euro e poi far pagare per fasce, in modo che chi ha di più paga un po' di più e chi ha meno paga un po' meno. Penso che questo sia un fatto di democrazia e anche di equità sociale. Pertanto invito anche l'amministrazione comunale a prendere atto su questa cosa qui. Visto che tanto si parla di andare incontro alle esigenze delle famiglie che sono in difficoltà, questa sarebbe una soluzione secondo me. Chiedo un attimo un vostro parere su questa cosa qui, se si può attuare anche in tempi brevi. Grazie. L'assessore Susanna ha qualche idea a proposito? Grazie. Allora, l'addizionale comunale è una percentuale sul reddito, quindi è già, cioè chi ha un reddito più basso paga di meno rispetto a chi ha un reddito più alto, quindi questo criterio è già rispettato. Quindi mi pare una modifica che sinceramente è già prevista dalla norma. Poi sul fatto di esentare, io non credo neanche che noi possiamo farlo, cioè il comune è solo la facoltà di decidere l'aliquota, non di esentare determinate reddito. Prego, consigliere. Sì, guardi che io mi sono un po'. Ho visto alcune amministrazioni comunali come quella di Fossalba, addirittura quelli che hanno reddito fino a 10.000 euro vengono esentati dal pagamento. Inoltre ho visto su alcune documentazioni che ci sono comuni molto più grossi come Milano, Genova, eccetera, eccetera, che vanno per fasce di salari, di stipendio. Chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno. E questo si può fare. Non c'è nessun vincolo di legge che lo dice. Potrei anche leggere qui. No, vogliamo l'IRPEF progressiva con esenzioni dei più poveri. Questo è un documento che lo trovo su internet in qualsiasi momento. No, questo è un documento che trovo a Treviso 24, no? Vogliamo l'IRPEF progressiva con esenzioni dei più poveri. Vogliamo, una proposta, non c'è una proposta. Questa proposta molti comuni già da qualche anno lo fanno già. Per cui un sindaco si informi un attimino, questa è una proposta, se si può attivare in tempi brevi, Okay. Io se si possa fare. Quindi prendiamo atto che lei chiede che l'amministrazione verifichi la possibilità che ci sia un'esenzione dall'addizionale IRPEF per i redditi bassi, per esempio di sotto dei 10.000 euro, e che ci siano aliquote diverse in funzione degli scaglioni di reddito. Esatto. Bene, prendiamo atto, l'assessore verificherà e poi
prima occasione di fare assemblea. Sulla base di diversi scaglioni di reddito. Sempre nel 2012 il Comune di Milano, oltre a mantenere l'esenzione fino a 33.500 euro già esistente, è passato all'aliquota unica dello 0,5, all'applicazione per scaglioni con aliquota del minimo dello 0,10%, al massimo dello 0,70%. Poi